centrocampista nerazzurro è destinato a diventare, come già accaduto, uno dei calciatori più ricercati sul mercato estivo. Svelato lo scenario che rischia di ripetersi da punto e a capo. Nicolò Barella sta confermando di essere uno dei centrocampisti attualmente più forti in circolazione in Europa anche in quest'annata. 2 gol e 7 assist, questi i numeri messi a segno sinora dalla forte mezzala apostrofo made in Italy, andato a segno anche con la selezione di Luciano Spalletti durante l'ultimo confronto amichevole a cui hanno preso parte gli azzurri, quello disputatosi la scorsa domenica contro l'Ecuador. C'è poco da dire, quello di Barella è un nome che farebbe comodo a qualsiasi big d'Europa. L'Inter ricorda perfettamente il momento in cui si è vista ricevere 60 milioni di euro nella passata estate direttamente dal Newcastle, club che ha poi ripiegato su Sandro Tonali, centrocampista che è finito per far fronte in questi ultimi mesi a una maxi squalifica, destinata a durare sino a settembre 2024, per via del caso scommesse in cui si è trovato coinvolto l'ex Milan. Non è affatto finita qui però, anzi, il classe 00 rischia infatti di ritrovarsi coinvolto in un nuovo polverone. La Federcalcio inglese ha infatti accusato il centrocampista 23enne di aver scommesso 50 volte dopo il suo arrivo in Inghilterra e, nel caso in cui dovesse essere accertato il tutto, Tonali finirebbe immediatamente per far fronte a una nuova squalifica, forse ancor più lunga di quella già ricevuta. Sandro ha già sofferto abbastanza. La malattia non si è fermata col trasferimento avvenuto in Premier League. Punirlo nuovamente? Non credo sia la giusta soluzione per aiutarlo a uscire da questo tunnel. Personalmente, mi riterrei davvero deluso se la squalifica di 10 mesi dovesse finire per estendersi. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate in queste ultime ore in conferenza stampa da Eddie Howe, attuale tecnico dei Magpie, che nel caso in cui dovesse venire inflitta una nuova squalifica a Sandro Tonali, rischierebbe di perdere per un periodo ancor più lungo il proprio numero 8. Una situazione, questa, che costringerebbe il Newcastle ad andare immediatamente a caccia del sostituto dell'ex Brescia. Newcastle, nuovo tentativo per Barella in estate? Tutto dipenderà dalla situazione Tonali. La possibile sanzione a cui rischia di far fronte, da punto e a capo, Sandro Tonali potrebbe finire per costare carissimo anche all'Inter. I Magpie, qualora venisse accertata la nuova squalifica al classe 00, potrebbero infatti finire per correre immediatamente ai ripari sul mercato, finendo da lì in poi per riporre sul tavolo del club meneghino un'eventuale proposta in soldi per Nicolò Barella, centrocampista attualmente valutato, almeno, sugli 80-90 milioni di euro dai nerazzurri. Naturalmente, qualsiasi tifoso interista si augura che nulla di tutto ciò accada. Articoli recenti. Tonali a rischio squalifica 2,0, il Newcastle vira su Barella per l'estate? Nuova stangata in arrivo, tifosi in allarme per Barella. Di Gregorio, io di nuovo all'Inter. Preferisco pensare di giorno in giorno. Ritorno all'Inter, l'annuncio e l'affare da 20 milioni. Inter a caccia dell'erede di Acerbi, nuove conferme su Mario Hermoso. Assalto all'erede di Acerbi, colpo a zero, anticipo sulla Juve. Cessione Inter, torna a parlare Zyliakos. Zyliakos e l'acquisto dell'Inter, quasi 700 milioni di euro. Dumfries per Kean, scambio shock tra Inter e Juve. Dumfries alla Juventus, spunta uno scambio clamoroso. Acerbi rompe il silenzio. Acerbi va all'attacco, mai stato razzista. Massacrata la mia famiglia,